L'11 giugno si è tenuto l'Xbox Game Showcase, nel quale Microsoft ha presentato alcuni titoli che usciranno nel prossimo futuro. Per quanto riguarda Fallout, allo showcase era presente solo un piccolo trailer di Fallout 76, ma di questo ne parleremo tra pochissimo. Parlando sempre dello showcase, mi ha sorpreso l'assenza di un altro progetto di Fallout, già annunciato da un po' di tempo. Mi riferisco all'aggiornamento next gen di Fallout 4. Per chi non lo sapesse, o anche solo per rinfrescarvi la memoria, in occasione dei festeggiamenti del 25esimo anniversario, più precisamente lo scorso 24 ottobre, Bethesda ha annunciato in un paragrafo sul sito ufficiale un aggiornamento next gen per Fallout 4. A quanto pare sarà un aggiornamento gratuito, disponibile per i possessori di Xbox Serie X, S, PlayStation 5 e PC. L'update includerà una modalità prestazioni per giocare con un framerate aumentato ed una modalità qualità che permette di giocare in risoluzione 4K. Inoltre ci saranno contenuti extra per il Creation Club, cosa che al tempo stesso può essere interessante o assolutamente inutile, dipende dal tipo di contenuti che inseriranno, e correzioni di bug. Quest'ultima parte mi fa alquanto sorridere, lo ammetto, non perché non creda alle parole di Bethesda, ma mi fa strano pensare che si mettano a correggere bug di un gioco ormai vecchio 8 anni. Voglio sperare che aggiustando questi bug non ne provochino di nuovi, ma lo scopriremo all'uscita di questo aggiornamento. E giustamente vi chiederete, quando esce? Secondo il sito, nel corso del 2023. Ed è per questo che mi aspettavo di vederlo allo showcase di Xbox, visto che dal suo annuncio non si è più saputo nulla. È vero, siamo solo a metà dell'anno e c'è tutto il tempo per farlo uscire. Magari vogliono mostrarlo insieme ad un trailer della serie TV di Fallout per pubblicizzarsi a vicenda, o magari semplicemente l'aggiornamento uscirà senza annunci di alcuna sorta, anche se personalmente lo troverei alquanto triste. Tra l'altro, a quanto pare le riprese della serie TV sarebbero finite, quindi mi aspetto di vedere novità a breve anche in tal senso. Ma adesso parliamo di 76 e del suo trailer mostrato allo showcase. Prima di tutto fatemi fare i complimenti agli animatori e alle animatrici che hanno lavorato a questo trailer, perché hanno fatto un lavoro fantastico. È sempre un piacere vedere queste animazioni. Ma parliamo del contenuto, della sostanza. Questo trailer ha principalmente tre scopi. Il primo è quello di fare un riepilogo di tutte le cose che si possono fare in 76, dalla costruzione dei camp, all'esplorazione con gli amici, fino alla spedizione nel pit. E a proposito della spedizione nel pit, nonostante le mie speranze, alla fine si è rivelato essere nei fatti un'operazione giornaliera. In poche parole, vai lì, ammazza tutti, ottieni la ricompensa e torna a casa. Ma in una mappa diversa, con i nemici che non riescono a colpirti nemmeno se rimani fermo. Quindi, se posso dire la mia, non è che abbia gradito la spedizione nel pit, ma se vi piace sono contentissimo per voi. Dicevo, il trailer ha tre scopi. Il primo è mostrare tutte le cose che puoi fare in 76. La seconda è ringraziare gli utenti, visto che 76 ha raggiunto i 15 milioni di giocatori, anche se credo che tra questi 15 milioni siano contate anche le persone che hanno comprato 76 al lancio, che l'hanno disinstallato e hanno chiesto il rimborso, quindi non so se abbia senso vantarsi di questa cifra, ma non è questo il punto. Non siamo qui per questo, siamo qui per parlare del terzo scopo del trailer, ovvero dare un piccolo teaser alla prossima grande novità di 76, ovvero Atlantic City, in uscita a data da destinarsi. Nonostante nel trailer non sia chiaro se Atlantic City sarà una spedizione o meno, il sito ufficiale non lascia alcun dubbio, visto che definisce l'espansione in arrivo come una nuova spedizione, con tanto di S maiuscola, verso Atlantic City, e poco sotto riporta «Provate le spedizioni oggi, raggiungendo il pit». Quindi non c'è alcun dubbio, sarà una spedizione, ma sarà come quella del Pit o qualcosa di un po' diverso? È presto per dirlo, ma sia il trailer che il sito ufficiale fanno intuire che il tema sarà il gioco d'azzardo. Dopotutto Atlantic City è conosciuta per i suoi casinò, quindi è possibile che ci sia un ritorno del gioco d'azzardo in Fallout? Personalmente credo di sì, non vedo perché no. Anche perché la scelta di Atlantic City come ambientazione mi sembra alquanto indicativa e, per di più, nel trailer, nelle poche scene in gioco, si vedono persone sedute alle slot machine e, a meno che non vogliano aggiungere delle sedie molto scomode per il camp, penso che le slot machine saranno utilizzabili,
ma mai dire mai, magari veramente saranno solo degli orpelli estetici per il camp. Tra l'altro, Atlantic City non era mai stata nominata nei precedenti giochi, a differenza di altre città, quindi hanno carta bianca per fare quello che vogliono. E a proposito, c'è una cosa da dire del trailer che, a dire il vero, mi ha fatto scendere una lacrimuccia di nostalgia. Nella scena in cui il Vault Boy cammina sulla passerella di Atlantic City, vengono mostrate diverse insegne, e una di queste potrebbe essere un indizio molto interessante di quello che potremmo trovare nel gioco. Per qualche frame, infatti, viene mostrata l'insegna del Gob's Saloon. Sicuramente molti di voi lo sapranno. Gob è un ghoul barista presente in Fallout 3, che lavora presso il saloon di Moriarty a Megaton. Perciò, è possibile che quel Gob sia lo stesso Gob di Fallout 3 e che verrà inserito ad Atlantic City? È assolutamente possibile, dato che non conosciamo molto della sua backstory, oltre al fatto che ha vissuto negli inferi con Carol, un altro ghoul che riconosce come sua madre adottiva. Ma giustamente è lecito pensare che sia un altro Gob, e non quello di Fallout 3, e che sia un semplice caso di omonimia. Sì, è possibile pensarlo, ma secondo me sarebbe un po' strano. L'insegna del Gob Saloon è un chiaro riferimento a Fallout 3, molto probabilmente voluto. Come ho fatto presente in uno short uscito recentemente, in Fallout 3, nel caso in cui Moriarty incappasse in qualche incidente irreversibile, diciamo così, Gob diventerà il proprietario del saloon e cambierà l'insegna da Moriarty Saloon a Gob Saloon. Quindi è un chiaro riferimento a Fallout 3, ma vedremo come si tradurrà in gioco. Quindi, riassumendo, sì, sono curioso di vedere cosa sarà Atlantic City, ma le aspettative sono davvero sotto le scarpe, visto il precedente del Pit. Prima di chiudere però, fatemi fare una puntualizzazione. Non voglio che con questo video passi il messaggio sbagliato, ovvero che io odi 76 e che pensi che sia una merda, perché non lo penso. Certo, credo che sia un gioco mediocre, quello sì, ma non una merda. Personalmente, io non sono interessato ad un gioco il cui unico motivo per continuare a giocarlo è ottenere skin, armi e oggetti per il camp. Mi piacerebbe che gli aggiornamenti di 76 fossero qualcosa di più. In poche parole, mi piacerebbe avere delle vere e proprie espansioni, come lo sono state Wastelanders, Alba d'Acciaio e Regno d'Acciaio. Delle espansioni degne di tale nome, con una trama, delle quest e personaggi nuovi. Non solo skin, armi e oggetti per il camp. Insomma, i precedenti positivi ci sono. Detto questo, spero di aver chiarito la mia idea, anche perché tifare contro 76 lo trovo inutile. Sicuramente passerà molto tempo prima di avere un nuovo capitolo di Fallout, visto che Bethesda è occupata tra Starfield e The Elder Scrolls 6, e con i principali candidati ad una eventuale esternalizzazione dell'IP nella stessa situazione, vedasi Obsidian tra Avowed e The Outer Worlds 2, proprio come Inxile con Clockwork Revolution. In poche parole, credo che una espansione decente di Fallout 76 sia la cosa più vicina ad un nuovo capitolo che possiamo sperare di vedere nei prossimi anni, anche se sarei molto contento di sbagliarmi. Ma sono curioso, voi cosa ne pensate? Che aspettative avete per il futuro di 76 e in particolare per quanto riguarda la spedizione ad Atlantic City? O più in generale, che aspettative avete per il futuro di Fallout? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!